siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Mai stata così bene nella nostra postazione Radio Bruno Area Stile. Ecco qui Dear Jack. Ciao. 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 Ragazzi, che dire, il pezzo è bellissimo, il ritornello entra subito grazie, in testa, meravigliosi. Grazie, davvero. Complimenti anche a te perché sei autore di questa canzone. Coautore. Coautore. Infatti sono felicissimo e è anche un pezzo che ci rappresenta, insomma, rappresenta un po' la storia. Un pezzo che vi rappresenta e abbiamo visto una sinergia, un'energia incredibile, insomma, stare a casa tua è stata una meraviglia. Grazie, eh? Grazie. In realtà sì, quella, la scelta di vivere insieme forse l'avremmo dovuta fare fin da subito. E adesso sul palco ci sentiamo presente la mano. Sono cinque dita che si uniscono e fanno il pugno. Ecco, noi ci sentiamo un po' così. È proprio vero. E comunque Leiner, tu sicuramente lo sai, forse noi lo sappiamo meglio, a Radio Bruno siamo nostri amichetti, quindi noi siamo tanto contenti di essere qua. E anche noi di avervi qui. Ragazzi, un pezzo bello bello. Invece per la cover di giovedì avete fatto un'altra altrettanto bella scelta. Sì, come sempre ci piacciono le sfide complicate e quindi sotto consiglio del nostro manager Lorenzo Suraci, che ci ha mandato un messaggio alle 3 di notte su WhatsApp, aveva sognato noi che suonavamo Non ti fidarti un bacio a mezzanotte del quartetto Cetra, e la mattina appena ci siamo svegliati abbiamo ascoltata e devo dire che è stato un pezzo che abbiamo fatto subito nostro. Poi rispetto all'anno scorso è una sfida complicata, ma l'abbiamo affrontata completamente nel modo proprio opposto, perché la viviamo con leggerezza, col sorriso, vogliamo fare un momento quasi di show, possiamo dire. Infatti sarà uno spettacolo a sé stante, dove saremo anche vestiti ad hoc e suoneremo strumenti ad hoc per fare uno spettacolo unico. Bello, non vedremo l'ora di vedervi. Uno suona la batteria, uno si cambia, suona la chitarra al posto del basso. Sì, sì. No, invece abbiamo visto sul palco davvero che nella parte finale, insomma, della canzone vi unite, siete un tutt'uno e avete un'energia direi differente rispetto all'anno scorso, al vostro secondo Sanremo questo. Beh, grazie, la prendiamo come un complimento. Sicuramente quest'anno noi arriviamo a Sanremo carichi, consapevoli, la notte dormiamo sereni, sappiamo quello che stiamo facendo, arriviamo con un disco del quale siamo fieri, quindi non ci risulta difficile alla fine dell'esibizione avvicinarci, sorridere e abbracciarci, anzi. Che cosa fate prima di salire sul palco? Un pensiero, un gesto che si può ripetere? Allora, un gesto scaramantico, un gesto di pace e prosperità che ci dà tanta forza di salire sul palco. Facciamo insieme. Uno, due, tre! Lo dovete imparare. Lo dovete, così? No. Sì, devi mandare il bacio. Anche il bacio, sì. Sonoro. E allora con questo ci salutiamo. Ciao! Grazie, grazie. Grazie mille. A voi, ciao dai Dear Jack. Ciao. Grazie. Vabbè, la spilletta, sì, oggetto di culto, esatto, 2016. Vogliamo ricordare che domani esce il nostro album, quindi non potremo essere più felici. Bene, raccontateci un pochino di questo album. Ah, quindi possiamo continuare? Ma allora, continuiamo. È casa vostra, questa. Che ci stavate mandando via, d'accordo. Rick. Sì. È un album in cui per la prima volta, grazie anche alla fiducia che abbiamo sentito da parte di chi ci sta dietro, insomma, e alla nostra forza che avevamo in quel momento, ci siamo lasciati guidare dal nostro istinto e abbiamo messo tutto quello che ci sentivamo di mettere in quel momento, senza veramente precluderci nulla. Quindi siamo contentissimi del risultato e speriamo che piaccia anche a voi. E sicuramente possiamo dire che non è un disco scontato, ma molto vario. Benissimo, allora grazie Dear Jack, adesso siamo al saluto ufficiale. Sì, quindi che si rifà tutto, dai. Quindi ciao dai Dear Jack a Radio Bruno. Ha ha ha.